Con Fabio Modei, regista dello spettacolo Gerusalemme Romeo Juliet, in prima nazionale a Roma, Teatro Argentina, 12 ottobre 2019. Fabio, ben trovato. Salve a tutti, salve a voi, salve ai nostri ascoltatori. Ce lo presenti? È una, diciamo così, un riadattamento dell'opera shakespeariana di Romeo e Giulietta, ambientato nel quarto millennio, siamo quindi nel futuro. È stato un riadattamento dove abbiamo messo i Capuleti, una famiglia di musulmani, e i Montecchi, una famiglia di cristiani. È tutto ambientato a Gerusalemme. Il corpo di tutto lo spettacolo si svolge accanto al Muro del Pianto, un Muro del Pianto che è stato distrutto dalle guerre e che è stato ricostruito proprio dai Montecchi e dai Capuleti per mantenere la divisione con delle griglie di ferro e dei panni, di abiti di gente appunto morta durante i combattimenti, quindi c'è un muro fatto di abiti, e cerchiamo di raccontare un conflitto, una tragedia, e attraverso la stessa tragedia di un conflitto cerchiamo di comunque mandare un messaggio di pace. Com'è nato il progetto? Nasce 4 anni fa da un'idea che ho avuto insieme ad alcuni colleghi che hanno una compagnia teatrale ad Amman in Giordania. Noi facciamo molto, la nostra produzione fa tanti viaggi, sia nella parte araba, diciamo, del Golfo Persico, quindi come produzione di spettacoli, sia nella parte nordafricana, quindi Marocco, Tunisia. Quindi abbiamo una conoscenza della loro cultura e anche una passione della loro cultura molto, molto importante. Questo progetto nacque 4 anni fa mettendo insieme due idee. L'idea era quella di fare un cast italiano, quindi europeo, occidentale, cristiano, con la parte dei Montecchi, e mettere nel cast la parte dei Capuleti, fare un cast arabo, quindi con delle persone proprio di origine musulmana che potessero poi appunto anche parlare in arabo mentre dall'altra parte si parlava in italiano. Quindi un'idea molto bella, e purtroppo gli ultimi giorni stavamo proprio chiudendo il contratto e chiudevamo proprio la fase di progettualità. Avremmo dovuto appunto debuttare a Roma, poi dall'altra parte. In realtà poi tutto saltò, perché chiaramente forse sicuramente c'erano un po' di timori che potesse essere uno spettacolo che poteva in qualche modo essere suscettibile di disapprovazione da parte di un po' di persone. Quindi il progetto fu abbandonato e è stato ripreso nel momento in cui il Teatro Argentina sono venuti in contatto con loro, è piaciuto subito, quindi chiaramente abbiamo abbandonato la parte del cast arabo, quindi siamo tutti italiani, ma ovviamente abbiamo una consulente musulmana con noi, che lavora con noi, che in qualche modo ci dà una mano a cercare di rispettare il più possibile, chiaramente, le loro tradizioni, i loro costumi, i loro usi, eccetera, eccetera. Allora, il rapporto rispetto al testo shakespeariano e poi su cosa avete voluto centrare l'attenzione? Esattamente sono chiesto da Paolo Alessandri, che ha curato proprio tutta la parte sia della, diciamo così, della trasposizione, quindi del testo dello shakespeariano, è rimasto, diciamo così, la struttura e, diciamo, tutti i punti più importanti dei personaggi. Abbiamo messo nelle mani dei Capuleti chiaramente la cultura musulmana. I cambiamenti più importanti sono stati fra Lorenzo, che era un esponente appunto cristiano nell'opera originale, con noi diventa Cassandra, quindi diventa un esponente del culto del Signore della Luce, proprio per dare una bilancia anche dall'altra parte, che non pendesse solo da parte dei cristiani. E l'altro aspetto, diciamo così, di cambiamento è che tutti i personaggi dei Capuleti sono donne, quindi sono delle donne combattenti, dei militari, dei soldati, proprio perché durante tutte le guerre sono morti praticamente quasi tutti gli uomini, quindi tutte le donne arabe sono costrette a combattere. Il centro proprio dello spettacolo è il conflitto, e il teatro è diviso a metà. A sinistra ci sono i Montecchi, a destra i Capuleti, e c'è il Muro del Pianto, c'è una divisione proprio, quindi il centro è il conflitto, il centro è la divisione, il centro è l'innamoramento di due ragazzi, uno è il figlio del principe dell'Ovest, lei è figlia dello sceicco dell'Est di Gerusalemme. L'innamoramento, l'amore, la voglia di stare insieme, e chiaramente la tragedia, perché dove c'è la guerra c'è l'odio, c'è solo la morte fondamentalmente. Una prima nazionale data secca all'Argentina, poi che succederà? Siamo contentissimi, emozionatissimi di andare. Tra l'altro sappiamo che sono rimasti solo una ventina di posti disponibili, quindi siamo vicinissimi al sold out. Poi saremo a giugno, replichiamo al Teatro Tor della Monaca di Roma, quindi sempre collegato ai teatri di Roma.
E poi stiamo programmando tutta la nostra tournée, al di là della parte italiana, la cosa più importante è che speriamo che ci arrivi questa notizia proprio da Amman, un festival molto importante che c'è lì, nella capitale della Giordania, a solo 60 km da Gerusalemme, e speriamo che possa essere il sogno che si avvera di poter portare lo spettacolo proprio a pochi passi da dove l'abbiamo rappresentato e poi farlo vedere proprio alle persone dall'altra parte di quella cultura. Questo sarebbe una cosa importante. In questo senso ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Assolutamente, lo spettacolo Jerusalem Romeo Juliet, i riferimenti sono di Instagram, sono di Facebook, c'è il nostro sito legge180teatro.com, per gli ultimi biglietti potete andare direttamente su Viva Ticket, si possono acquistare lì oppure direttamente al botteghino del teatro. Jerusalem Romeo e Juliet al Teatro Argentina a Roma, in prima nazionale, data unica, sabato 12 ottobre 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Fabio Modei, un abbraccio, un in bocca al lupo e ci sentiamo presto. Crepi, crepi, grazie a tutti, grazie a voi, ci sentiamo prestissimo, un abbraccio a tutti.